io penso che si venga a creare una dinamica per cui è chiaro che la resistenza di piazza poi crea queste situazioni. Sappiamo benissimo che è difficile poi riuscire a tenere in schemi ordinati quello che può essere la rabbia forte. Ci domandiamo cosa sarebbe successo se fossimo passati, come avevamo chiesto appunto, e fossimo arrivati a protestare legittimamente mentre c'è stato sotto la prefettura, c'è stato questo livello di provocazione così forte a cui abbiamo dovuto per forza comunque rispondere con una legittima resistenza di piazza.